testimonianza del sindaco di Santa Sofia, che ha avuto, diciamo, la delicatezza di invitarci, di insistere appunto perché noi venissimo qui stasera insieme alla dottoressa Bepico. È la seconda volta che assisto a questa rappresentazione di questi attori speciali come la dottoressa, e vi assicuro che anche questa sera mi è avuto la pelle d'oca proprio per come avete trasmesso questo messaggio appunto francescano, quello dell'umiltà, il messaggio della solidarietà, il messaggio appunto di aiutare gli ultimi, diciamo. E per questo davvero faccio i complimenti a tutta la cooperativa e agli operatori, perché io so, perché mi occupo anch'io del sociale, voglio dire, chi fa questo lavoro lo fa con amore, lo fa con dedizione, proprio perché, diciamo, ha nel suo animo quello di aiutare gli altri, di aiutare gli ultimi. E quindi davvero vanno i miei complimenti proprio per i risultati. Io ho visto un miglioramento rispetto alla prima che avete fatto a Morelli ad oggi, non più, diciamo, meno emozionati, non più, diciamo, esatto, più a casa, specialmente Salvatore, diciamo. E davvero sono contento di essere stato qui stasera, e ovviamente non potevo fare altrimenti, anche perché mi avete parlato prima dell'orchestra della città di Rogliano, Musica e Paeton, dove il comune vuole comunque sopportare come sta facendo in questi anni, perché appunto abbiamo questi ragazzi che sono davvero bravi, sono un'eccellenza, come dicevamo ieri, e quindi i ringraziamenti vanno appunto anche al maestro Nardella e ai suoi collaboratori. Quindi sono davvero felice di aver trascorso questa serata con voi. Abbiamo preso un impegno con Antonio, con quello di farla a Rogliano, vi invitiamo già stasera ad organizzare un'iniziativa di questo genere a Rogliano. Ci teniamo molto, perché appunto non fosse altro per la dottoressa che di Rogliano, per tutta una serie di altre, loro, di altre questioni, loro. E per loro, perché loro appunto vogliamo davvero che queste emozioni che hanno trasmesso a noi vengano trasmesse anche ai nostri cittadini. Per cui vi auguro davvero un buon Natale, e che sia appunto un anno davvero felice, un anno prospero e migliore di quello appunto che abbiamo passato, per una serie di questioni che non sto qui a parlarne. Per cui auguri a tutti voi, e grazie e complimenti ancora. Grazie al sindaco di Rogliano, il sindaco Daniele Attanasio. Sì, sì. Grazie. No, io ho battuto il sindaco di Rogliano perché ho assistito a 3 spettacoli, questo è il terzo, quindi no, anzi, il primo invito che ho ricevuto da sindaco è stato questo, la cooperativa Crisale, quando ancora non lo conoscevo, è il primo spettacolo ad Acri. Sì, è il terzo spettacolo, già quella sera ho fatto una promessa, ne parlavo con Attanasio e con Ela, e abbiamo detto dobbiamo farlo a Santa Sofia, e stasera la promessa si è realizzata, il grande Attanasio, con lui ne abbiamo parlato e l'abbiamo realizzata. Io questo spettacolo mi ha emozionato ad Acri, mi ha emozionato a Cosenza, immaginiamoci a Santa Sofia. Quindi davvero credo che ce ne usciamo tutti quanti stasera da qui con qualcosa in più, che siete veramente riusciti a trasmettere anche stasera qualcosa di buono in tutti quanti noi. Io sono onorato di avervi qui, a tutti quanti voi, ormai siamo amici, avete visto, ieri siamo, cioè ormai abbiamo fatto la becca, tra l'altro avete ringraziato me per l'accoglienza di ieri, ma anche merito di Eva, che ringrazio tanto, che ci ha messo veramente anche tutto il cuore, quindi non è stato merito mio, c'è anche il consigliere Pancino, il mostro ci ha messo del suo, anche lui, quindi non è soltanto merito mio, quindi davvero sono onorato di avervi qui. Speriamo di proseguire questo percorso che abbiamo iniziato davvero in maniera molto proficua, e tra l'altro noi abbiamo anche messo al centro i servizi sociali nella nostra azione amministrativa, perché penso che soprattutto nei paesi come i nostri, dove mancano alcune strutture, mancano alcuni servizi, puntare su questo, soprattutto noi, diciamo, istituzioni, è un qualcosa che lo dobbiamo, perché ne abbiamo davvero, davvero tanto, tanto bisogno.